Ciao a tutti, mi chiamo Sara Cardinale e frequento la classe 4A del liceo classico Giovanni Pantaleo di Castelvetrano in provincia di Trapani. In quanto minorenne, io e i miei genitori autorizziamo alla pubblicazione di questo video. Leggerò dal secondo libro del De Rerum Natura di Lucrezio i versi da 1 a 16. E gradevole, quando nel vasto mare i venti sconvolgono le distese marine, da terra guardare il grande affanno di un altro. Non perché sia una piacevole gioia il fatto che qualcuno sia travagliato, ma perché è gradevole vedere da quali mali tu stesso sia libero. È gradevole anche vedere grandi contrasti di guerra, disposti attraverso i campi di battaglia senza tua parte di pericolo. Ma nulla è più piacevole che occupare i ben protetti spazi sereni, innalzati dall'insegnamento dei sapienti, donde tu possa guardare dall'alto gli altri e vederli qua e là errare e cercare vagando la via della vita, gareggiare in ingegno, contendere in nobiltà, notte e giorno sforzarsi con straordinaria fatica per emergere alle più grandi ricchezze e per impadronirsi del potere. O infelici menti degli uomini, o animi ciechi, in quali tenebre di vita e in quanto grandi pericoli si trascorre questa esistenza, qualunque essa sia. Buongiorno a tutti, sono Gabriele Marchica, autorizzo la divulgazione di questo video. Sono un alunno del liceo classico Pantaleo di Castelvetrano e recito la poesia di Konstantinos Kavafis dal titolo Mura. Senza riguardo, senza pudore né pietà, ma un fabbricato intorno, solide mura. E ora mi dispero. Inerte, qua, altro non penso, tutto mi rode questa dura sorte. Avevo da fare tante cose là fuori, ma quando fabbricavano fui così assente. Non ho sentito mai né voci né rumori, ma hanno escluso dal mondo inavvertitamente. Salve a tutti, sono Elena Mistretta e insegno lettere al Liceo Classico Pantaleo di Castelvetrano. Autorizzo la divulgazione di questo video. Leggerò adesso il capitolo 22 del De Amicizia di Cicerone. L'amicizia fra uomini così fatti ha tanti lati belli quanti assento posso dire. Prima di tutto, in che modo può essere vitale, come dicenno, una vita che non riposa nel mutuo affetto con un amico? E quale cosa più dolce che avere uno con cui tu possa dire tutto come con te stesso? E che gran frutto verrebbe dalla buona fortuna se tu non avessi qualcuno che ne godesse come tu stesso? La cattiva, poi, sarebbe addirittura difficile sopportarla senza uno che ne soffrisse anche più di te. Insomma, tutte le altre cose che si desiderano servono ciascuna per ciascun fine determinato. Le ricchezze per procacciarsi ciò che occorre, la potenza per ottenere il rispetto, le cariche pubbliche per aver lodi e omaggi, i piaceri per provare la gioia di vivere, la salute per non sentir dolore e avere la piena disponibilità delle forze fisiche. L'amicizia, invece, tiene in sé uniti moltissimi beni. Dovunque tu vada, la trovi. Da nessun luogo esclusa, non è mai intempestiva, non è mai molesta. Sicché non dell'acqua, non del fuoco ci serviamo, come si dice, in più occasioni che dell'amicizia. E io ora non parlo dell'amicizia volgare o della mediocre, la quale tuttavia pure piace e giova, ma della vera e perfetta, quale fu quella di coloro che son pochi e famosi. Poiché l'amicizia fa più splendida la buona fortuna e più lieve l'avversa, condividendola e facendola così anche propria.